Amici amiche del TG Week, il bello della diretta dovrebbe essere il nome di questa puntata, perché come ogni nuova puntata, anche questa registrata sabato, siamo venuti in discarica, a parte che adesso sta diluviando, però poi magari vi carichiamo il video, tanto è un video così, stavamo registrando la puntata, ad una certa è iniziato a grandinare, ma guardate, guardate qua quanta grandine c'è. E poi piove tantissimo adesso. Vabbè, il bello della diretta, appunto. Comunque siamo venuti qua in discarica, la puntata di oggi con lo sfondo green, ma appunto vicino alla discarica di Sovico, perché in pratica la discarica è un servizio che il comune offre, non solo ovviamente il comune di Sovico ma anche gli altri comuni, ed è un servizio fondamentale, importantissimo. Purtroppo però ci sono molte persone che non la sfruttano come si dovrebbe né come si deve, nel senso che buttano ancora i rifiuti in giro, e noi abbiamo fatto tanti video di denuncia ambientale, li continuiamo a fare, poi non li facciamo sempre perché vabbè, non è che vogliamo esagerare con questi video qua, però purtroppo è una cosa da dire, ci sono ancora molte persone che buttano i rifiuti, ogni tanto cade ancora un po' di grandine, che buttano i rifiuti appunto in giro per il paese. Faccio una precisazione, visto che qualcuno me l'ha chiesto o me l'ha detto sotto forma di battuta: io non vengo pagato a fare tutto quello che faccio, sia le interviste che anche tutte le altre collaborazioni che faccio. Perché? Perché lo faccio con il puro piacere di imparare, lo faccio come anche divertimento, ma soprattutto come passione, dato che poi voglio far questo. Quindi sì, tutte le interviste che faccio sono gratuite, però io lo faccio molto, con molto piacere, ecco, insomma. Vi dico che ho scoperto un ristorante di pesce che unisce la qualità, ovviamente unisce anche la passione, ma anche la sostenibilità. In pratica, dopo aver mangiato un buon pesce, ad un certo punto della serata inizia un'asta per il pesce che non viene venduto, e quindi questa mi sembra una cosa molto interessante. Il ristorante si trova a Monza, si chiama Tiporto, e io quando ci andrò, insomma, vi farò un video, e poi però mi raccomando, magari andateci anche voi. Vi è piaciuta l'intervista che ho fatto al salumificio Terruzzi di Tregasio? Anche lui, tra l'altro, lo ricordo, è uno dei soci fondatori, è uno dei fondatori dell'associazione produttori Luganega di Monza. È un'intervista molto molto interessante. A proposito di Luganega, tra le altre cose, io ve lo posso dire, lo posso testimoniare, l'ho provata. Quindi se avete l'occasione di andare a Tregasio e vi volete anche fermare al salumificio Terruzzi oppure alla macelleria Ripamonti, mi raccomando, fermatevi e comunque comprate, oltre a tutti i loro prodotti tipici che hanno detto, anche la Luganega, che comunque è molto buona e vale, conviene. Gli eventi del prossimo weekend, quindi del weekend del 2 e del 3 di marzo, sono in Brianza la mostra Amami Ancora di Alice Ronchi a Lissone, la sagra I Sapori dell'Inverno sempre a Lissone, e infine la corsa Run for Life al Parco di Monza. Proposta questa per i nostri politici sia nazionali che regionali, siccome sollecitati sempre, dite che tutti devono imparare a fare un lavoretto, no? Ecco, però quando uno poi si mette l'impegno, vuole imparare a fare insomma un piccolo lavoretto magari per l'estate o comunque durante il weekend, la burocrazia, la politica sovrasta sempre questa possibilità, nel senso che vieta questa cosa, perché la maggior parte delle volte è impossibile, bisogna aspettare sempre 18 anni. E quindi secondo me questa qui è una cosa che andrebbe modificata, cioè dar la possibilità per chi vuole imparare a fare un qualcosa di più pratico, quindi fare un lavoro, bisognerebbe dare la possibilità di farlo, poi magari non come lavoro sempre, fino a 18 anni non come lavoro, poi dopo si vedrà. Secondo me questa qua potrebbe essere una cosa che va cambiata. Per la rubrica dei saluti voglio salutare mia cugina Nadia Cazzaniga, che negli scorsi giorni ha compiuto gli anni, Elena Ramorini, che anche lei negli scorsi giorni ha compiuto gli anni, fatemi fare un apprezzamento, due donne bellissime, che molto giovani, no, a parte gli scherzi che non dimostrano l'età che hanno, che hanno compiuto gli anni negli scorsi giorni, appunto. Notizia veloce veloce: questa settimana ho scelto la giornata mondiale del pistacchio, che è sempre più è entrato davvero sempre di più nelle nostre vite, nelle nostre alimentazioni, e la giornata mondiale dell'orso polare, che va salvaguardato sempre. Rubrica del riciclo: oggi vi parlo di capelli e di 9 consigli per renderli più forti. Questi soprattutto va bene per le donne che spesso hanno i capelli fragili e deboli. Eccovi 9 consigli. Lavare innanzitutto i capelli 2 o 3 volte alla settimana, quindi non spessissimo, perché comunque anche uno dice sì, lavarli tutti i giorni è una cosa positiva, certo, ma fa anche del male, quindi attenzione. 2. Tagliarli frequentemente. 3. Mangiare molte proteine.
4, cambiare spesso il modo di portare i capelli, pettinatura, così da non stressarli troppo. 5, prendere un integratore per capelli. 6, tenere curato il cuoio capelluto. 7, idratandoli con un balsamo setoso. 8, non decolorarli, scusatemi. 9, non utilizzare piastre troppo calde che altrimenti si bruciano e rischiate tanto. Allora, quiz, qual è il fiore che si attribuisce a febbraio? Fatemelo sapere, mo febbraio è quasi finito ed è finita anche la pioggia, la grandinata. Bene, ci vediamo. Ma guardate quanta grandine, guardate, piccolissima, Piccolissima perché sono due chicchettini, però speriamo non faccia danni. Ciao!